Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. In questo momento ho sul cappello perché ho dei capelli che sono veramente osceni. Quest'oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video vlog, motovlog, nel quale andrò insieme ad alcuni miei amici, insieme a mio cugino Pietro, a fare un giro in un luogo dove non ci sono mai stato nemmeno io, da quello che ho capito. Sono fisicamente distrutto, le mie braccia già bello che stanno tenendo questa macchina fotografica da 2 kg in mano perché sono appena stato a fare palestra. Quindi senza perdere altro tempo noi ci rivediamo subito in moto. Bene ragazzi, siamo qua in moto, sono tutti sul motard tranne me e Pietro. Sono due col Duke. Adesso vi faccio vedere. HM con 780, due Duke, un altro HM e poi io e Pietro. Io sono l'unico col 50, originale. Gira a destra, gira a destra. Gira a destra la pula. Avanti. E c'è la polizia. Abbiamo fatto 20 metri, ci abbiamo già dietro la polizia. Molto bene. Madonna raga, sto morendo di caldo. Già sono scuro di pelle di mio. Se poi devo stare anche sotto il sole divento come sta qua al semaforo. Non sono battute razziste, eh. Non ho nulla contro le persone di colore. Raga, vi giuro, era un sacco di tempo che non facevo un giro diverso dal solito in moto, a parte nello scorso video in cui sono andato dalla mia amica, ma vabbè, quello era un caso a parte. Comunque ho visto che il 90% dei commenti nello scorso video erano: ti prego non chiudere il canale. Andate tranquilli che non lo chiudo, ci mancherebbe. Solo che, diciamo, era il commento che mi veniva fatto nel 90% dei miei video. E quindi ho detto, forse è meglio fare chiarezza su questo argomento. Teniamo testa al 70. Raga, tra una settimana, cioè almeno tra una settimana da oggi, è il mio compleanno, sarà il 17 giugno. Voglio gli auguri da tutti, li esigo. Farò un video il 17 giugno, no scherzo, magari lo faccio uscire il 17 giugno. E voglio solo commenti con scritto auguri Edo. Che bella la 500 opaca. Chissà quanto costerà piazzarci tipo una pubblicità su uno di sti camion qua che passano in giro per la città. Secondo me è un fottio di soldi, davvero una cosa assurda. Ma mi è entrato un insetto negli occhi. Bene ragazzi, abbiamo perso un componente del gruppo. Mi ha detto Davide che fa un'altra strada, ma non capisco il motivo. Comunque vabbè, se fa un'altra strada evidentemente lo sa. Bene, non avevo visto la freccia. Che matto, Davide! Raga, io non vedo l'ora di prendermi il TM, ve lo dico in ogni video da oggi praticamente. Non c'ho, c'ho una voglia assurda di prendere il TM, di andare a manetta, di spaccarmi tutto. No, magari l'ultimo punto no, però comunque c'ho voglia di andare un po' più veloce che col cinquantino. Che comunque raga, mi chiedete sempre che cinquantino è. Lo trovate sempre nella descrizione. In ogni descrizione di ogni mio singolo video c'è il modello con ogni tipo di toccatina che ci ho fatto, ogni tipo di modifica, qualsiasi cosa. Che se poi ci date un'occhiata, raga, non è neanche male per essere comunque ancora originale, cioè per avere ancora il cilindro originale. Non va per niente male sta moto. E
adesso si iniziano le vere strade, mi sa. Si inizia a vedere il panorama, mi inizio a sentire un po' più sinnacchiachiri. Che panorama, beh. Un saluto al mitico Sinna. Cerita, Cerita. Che dove cavolo siamo, raga? Mai visto sto posto. Ce l'hai scarburata. Devi carburarla. Devi carburarla. Apprezzate, dai raga, un video diverso. Ma che bei curvoni, perché ci abbiamo davanti sto troglodita in macchina? Se non mi va le marce, figa. Che cosa vuol dire non ti va le marce? Da quanto è carburata fa bum 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 bum. Col trattore in tangenziale andiamo a comandare. Bene, abbiamo constatato che Pie ha un problema al pignone. Diciamo che è un po' consumato e rovinato, quindi sulla terza e quarta dà un po' di problemi. Mi hanno detto che tra 5 minuti dovrebbe essere finito il giro. Dopo noi ritorniamo in centro città. Madonna, ma guardate che posto, raga! Ma che posto della Madonna è! Madonna mia, tutta Bergamo. Dai, sparami la penna! One eternity later. E si ritorna indietro. Pronti? Ma davvero? Siete seri? Almeno sembra come. Ma culo! Non ci credo, raga. Noi siamo eco-friendly e non inquiniamo l'ambiente. Ci facciamo tutta la discesa in folle. Spero che non faccia male a niente. Sto pezzo qua non lo facevo in folle. Bella. Dai che ti supero. Oh! Oh! Merda, c'è la curva, non posso. Dai, dai che lo becco. Dai che lo becco. Che bel kill, Pie. C'hai proprio un bel culo. Attenzione, sorpasso di Iannone! Mitico! Dai! 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 Dai, piccola! Ma dai, sto facendo i quadricipiti! Madonna, che bello! Non si inquina l'ambiente! Oddio, ma ce la faccio! Dai, cucciola! Ah! Dai, dai piccola. Oddio, non ci credo. Non ci credo. Ah, c'ho le gambe rotte, raga, mi fa malissimo. Non ci credo che ce l'ho fatta. Era ripidissima, raga. Con la GoPro come al solito non sembra, ma... Che figata, scritto sulla rotonda. Benvenuti a Brembate di Sopra. Ho toccato con
Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace. E noi ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale e... adios. Ah, che negro. Siamo...